Amici di Innovation Post, siamo allo stand di Comau per una visita che per quanto mi riguarda è stata la più interessante insieme con quella di Bosch della fiera. Quello che vedete è Aura, un robot collaborativo che ha la piccola particolarità di movimentare carichi fino a 100 kg. Ce ne sarà in commercio poi quando arriverà proprio sul mercato una versione da 150 kg. Questo robot è inserito all'interno di un'area che vedete, nella quale alle spalle c'è anche un'altra stazione collaborativa che adesso vi porto a vedere. È una stazione che si chiama Smart Rob. Smart Rob è una stazione in realtà esistente, in questo caso modificata con l'inserimento anche di delle navette collaborative, le quali praticamente trasportano le parti dal collaborativo fino alla cella. All'ingresso in cella ci sono dei sensori di profilo 3D della Cognex, in questo caso, che rilevano il pezzo, e il robot che vedete tradizionale esegue la lavorazione. Ma non finisce qui, perché grazie a una collaborazione con Engineering, Comau ha sviluppato anche due applicazioni, diciamo 4.0 a tutti gli effetti, che sono la possibilità di interagire con tutta l'area di lavoro tramite uno smartwatch. Lo vedete lì in fondo. Con lo smartwatch si può fare fondamentalmente la presa in carico di lavori. È una interfaccia uomo-macchina assolutamente portatile, come potete immaginare, semplificata. E l'altra novità è la possibilità di andare con un tablet, con un'applicazione di realtà aumentata, a leggere di fatto i parametri del quadro. Qui si può vedere i datasheet, si può seguire un video per le istruzioni di lavoro e in generale si può avere una vista di tutto quello che l'operatore può avere una vista di tutto quello che c'è dietro la macchina. Ultima novità, ma non ultima in ordine di importanza, è Edo o Edu, che è una, ve la faccio vedere, è praticamente, si presenta come una sorta di scatola di montaggio, eccola qui, è un sistema modulare per lo sviluppo di applicazioni robotiche. Quindi vedete due esempi, un braccio e una versione a due braccia o bracci, ma può essere anche realizzata una versione a 3-4 bracci, eccetera. Mentre qui dietro vi faccio vedere la versione montata su un rover. Questa versione dovrebbe addirittura avere una commercializzazione sua autonoma. Edu è un progetto che è nato con una finalità educational, ed è adottato infatti nelle scuole piemontesi, ma sarà destinato sia al mercato hobbistico professionale, ma la cosa più interessante è che avrà uno sbocco anche industriale, e sarà il primo caso del genere. Si baserà sulla collaborazione di Comau e alcuni partner e anche sulla creazione di una community dove gli utilizzatori potranno condividere le proprie applicazioni.